È bello tosto, mettiamoci in assetto lotta importante. Cosa? Cos'hai tu? Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo appuntamento qui su Pokémon Let's Go Pikachu. Siamo arrivati qui in una città, secondo me, una delle più belle di Kanto e abbiamo un bel po' di cose da fare. Nella scorsa puntata siamo stati con un ospite, questa volta torniamo da soli perché abbiamo una palestra da affrontare a breve. Anche se in realtà non so se ci riusciremo proprio in questo episodio perché prima ancora abbiamo un'altra cosa figa da fare, ovvero sculacciare tantissimo quelli del Team Rocket. Quindi mi raccomando, come al solito, tantissimi pollicioni all'insù per questa serie. Allora, dov'è che dovevo andare? Da questa parte, credo, perché dovrebbe essere questo il casino. Quindi proviamo a entrare di qua. Paravarapampam. Eccoci qui al casino. Ma sono lì quelli del Team Rocket. Allora, volevo vedere se si poteva. No, non si può giocare. Non si può. Non ci credo. Ah. Probabilmente per una questione di gioco d'azzardo e bambini, e quindi non ci si può giocare dentro al casino. Forza, ci sono quasi. Ah, mancava così poco. Ehi, Jesse, senti, non sarebbe ora di tornare al rifugio? Cosa? Di già? Ma abbiamo appena finito con Cubone. Possiamo anche farci una pausa, no? E poi, com'è che si apriva la porta segreta del rifugio, te lo ricordi? Esaminando il poster di quel veicolo. Ricordi il poster con quel veicolo che ha a che fare con il nostro nome? Pian piano ci stanno dando tutte le indicazioni. Chissà proprio quale veicolo, quale poster, cosa devo premere. Chissà se c'è un poster da queste parti. Forse c'entra lui? Vediamo che cosa ha da dirci. Sto facendo la guardia a questo poster, mamma, te la vedrai brutta. Lottiamo all'interno del casinò. Ok. Ah, hai solamente un Pokémon per fare la guardia al vostro rifugio segreto? Mettete solamente un tizio con un Raticate. E vabbè, noi mettiamo Kiba, dobbiamo allenarla perché ci servirà tantissimo nella sfida contro Erika. Infatti già siamo un po' sottolivellati rispetto. Allora, facciamo così. Switchiamo, prima che me lo butta giù con qualche mossa strana. E mettiamo qualcuno messo, non dico peggio, anzi, messo meglio. Mettiamo la nostra Radioactive. Era maschio o femmina Radioactive? Vediamolo insieme. L'importante è che sia Shiny. Iperzan, ok, maschio. Il nostro Radioactive che si piglia una mossa che toglie metà vita. E ha imparato oltraggio. Molto figa l'icona del drago. Vai così, uno. Vediamo se avvelena. Grande Beedrill, grande Radioactive. Superzan ancora. Ok, comunque toglie sempre metà. Quindi se continua così, ancora abbiamo un po' di tempo. Vai, 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 Radioactive, vai. Che poi c'è anche il veleno. Dai, che poi c'è anche il veleno. Bene così, brava. Bravo, bravo. Colpo inflitti 2. E ci pigliamo questa esperienza, ottimo. Livello 33. Ragazzi, come al solito, se vedete dei livelli che sono molto diversi rispetto alla scorsa puntata, è perché facciamo dei live insieme dove andiamo a fare gli shiny hunting, quindi. Mi raccomando, seguitemi sui social, trovate qua sotto in descrizione per poter appunto partecipare anche voi. Il rifugio Team Rocket rischia di essere scoperto, meglio dirlo al capo. Meglio dirlo al capo e quindi lasciare libera la porta d'accesso. Ehi, dietro il poster c'è un pulsante segreto, premiamolo. Si è sentito rumore proveniente da qualche parte su questo piano. Ah, quindi non è proprio qui dietro, qua c'è solamente il pulsante. Allora, secondo me era a sinistra, sto guardando a destra perché qua. Ah no, c'è solamente l'uscita. Pensavo ci fosse qualcos'altro. Ehi tu! C'è un gioco che volano. Ma cosa? Vabbè. Mi sa che stanno giocando a Pokken. Vabbè. Mi sa che qua qualcuno ha aperto un bel passaggio segreto. Rifugio Rocket. Ok, primo del Team Rocket. Microbo, come osi intrufolarti nel quartier generale del Team Rocket? E da qui inizieranno un'infinità di sfide contro il Team Rocket. Bene, si comincia. Si comincia con il primo, che ha Golbat. Va bene.
D'altronde tutto il gioco fino adesso è stato incentrato un po' sulle catture. E mettiamoci un po' di lotta in mezzo, dai. Allora, lui pure a livello 29. Facciamo lanciafiamme, vediamo se riusciamo come te. Dai, resisti, Kiba. Lanciafiamme. Brava, Kiba. No, non hai fatto niente. Hai fatto lo stesso danno di Comete. Quindi cambiamo. Pikachu che ha bellissimo. È il cappello di. Allora, Golbat. O lo facevi prima, così io poi cambiavo. Ah, vabbè. Fulmine. Io mi fido di te, Pikachu. No! Nube. Ok, nube. Non è che facevi nube il turno prima? Dai, Pikachu, dai, 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 dai. Bravissima. Vai così, perfetto. Ne aveva solo uno. Ok. Bene, bene, bene. Perfetto. Allora, adesso dobbiamo andare a recuperare Cubone. Però. Ok, ci saranno un sacco di oggetti e robe. 5 Ultra Ball. Ovviamente ci sono tutti i PC, diciamo, più recenti rispetto a quelli che erano nelle prime versioni di gioco. Adesso addirittura hanno degli schermi piatti. Ehi, hey, tu! Shh, io sono un affascinante spia. Acqua in bocca, rovinerai la mia copertura. Cosa ci fa un piccoletto come te in un posto simile? Voglio sconfiggere. Così, tanto per. Mi stai simpatico, piccoletto. Tieni, ti do un regalo. Completo Rocket! No, vabbè, lo devo avere. Anche se mi sa che sei un po' troppo piccolo per essere un regolatore, tutti gli effetti ti scoprirebbero subito. Non è vero, non mi scopriranno mai. Quindi mettiamocelo subito. Valigia vestiti. Cambia il look di Freak, dovrebbe essere mio. Berretto Rocket, vai. Vai così. Maglietta Rocket. Ma che bello. Pantaloni. Pantaloni Rocket. Perfetto. Scarpe Rocket, che cambia? Ah, sono bianche. Va bene, e borse? C'è pure borsa Rocket. Borsa Rocket? Vediamo dietro. Ah, vabbè, ha cambiato qualcosina, ma non tanto. Va bene. Adesso siamo delle reclute a tutti gli effetti, signori. Siamo così reclute che passiamo inosservati, vedete? Non è perché ho aspettato che lui si girasse, è perché adesso sono uno di loro. Allora, forse da qua c'era l'uscita, esatto. Ok, facciamo così, per velocizzare un po' il tutto, anche se io penso che qualche sfida contro qualche recluta del Team Rocket ve la taglierò, ve lo dico sin da subito, perché altrimenti l'episodio potrebbe diventare un po' lungo. Mettiamo appunto Alakazam per primo. Ah, lì davanti ho visto lì sulla sinistra che c'è il tappetino, quello che fa ruotare, quello. Ovviamente ipno. Ovviamente ipno. Ottimo. E allora che famo? Ombra notturna? Proviamo. Bella l'animazione di ombra notturna, però non facciamo molto. Psicoraggio non dovrebbe farci tantissimo. Esatto. Quindi potremmo continuare con ombra notturna. Mi piace molto questa animazione, molto figa. Botto in testa, questo già farà un po' più male. Meno male che dovrei, cioè dovrei avere qualche cura in serbo. Qualcuno anche in croato. Però queste cose le lasciamo perdere perché sono troppo squallide queste battute. E andiamo avanti. Allora, posso fare così? Bla 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 bla. Allora, mi sa che devo andare per forza di qua. Bla 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 bla. Ok, da questa parte ho visto che c'era uno strumento, quindi andiamolo a prendere. Io volevo il vestito di recluta anche per Pikachu, comunque sarebbe stato fighissimo. Alright, ci pigliamo anche questo. Ok. Pam, pam, pam. Allora, se io faccio così. Ma se io faccio così, mi piglio quello strumento. Perfetto.
Pam 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 pam. Poi, se io faccio così, posso andare da quella parte. Sì. Allora, mi sa che devo andare di qua. E mi sa che posso andare di qua. Se vado giù, salgo di là. Ma posso fare così. Ok. Ora, se io salgo di qua, posso prendermi quell'oggetto, però poi per tornare devo fare un po' di strada. Facciamolo. Ok. Ci pigliamo questo oggetto, sperando che sia un qualcosa di utile. Insomma. Ok, facciamo così. Unica via, unica strada. Possiamo andare di qua e rifare questa stradina. Ok. Ok. Perfetto. Andiamo di qua. Bravissimi. Tutti quanti bravissimi. E voilà, ci siamo. Non abbiamo la possibilità di prendere l'ascensore, quindi saliamo di qua. Ok, allora. Se riesco a evitarne qualcuno stile ninja, proprio ninja style, lo faccio. Iperpozione. Bene. Ma sapete che vi dico? Potrei anche fare così. No, non box Pokémon, ma tasca rimedi. Pozione. Che ne ho 8. Bene, così. Ne utilizzo un paio su di loro. Utilizzo le pozioni normali, così le iper pozioni me le tengo. E le super pozioni me le tengo per le lotte. Mentre adesso posso utilizzarne, che ne so, 5 di fila di pozioni. Ok, e ci pigliamo anche questo. Zangadaga zangandanzam. E abbiamo finito qui? Forse però una di loro mi dà qualcosa. E va bene, parlerò. Se vuoi vedere il capo, prendi l'ascensore. Però non ci avete dato niente, quindi è stato un fail. Quindi ce ne possiamo andare. Vediamo se qui c'è qualcosa. Ok, quindi mi sa che dobbiamo andare da un'altra parte. Oppure posso prendere da qui l'ascensore. No, infatti serviva la chiave. Va bene, allora, andiamo di qua. Abbiamo saltato un piano che dovrebbe essere qui. Vediamo. Ok, intanto ci serve la chiave. Che se non sbaglio la dà una recluta. Però, lo scopriremo. Ok, allora. Cosa posso fare? Posso andare di qua. Andiamo di qua. E quello strumento si può prendere così. Oh, bene. Non mi interessava tantissimo. Allora, se io vado di là, posso prendere uno strumento. Che è questo. Esatto, signori. Caramella rara. Ok, risaliamo di qua. Riandiamo di qua. Riscendiamo di qua. E a questo punto dovremmo scendere di qua. E mi sa che devo prendere questo. Questo qui. Perché va verso sotto. Ottimo. Da questa parte non c'è niente. E allora vamos. Tu sei obbligatorio. Ho capito. Team Rocket, welcome back to Red. Con Alakazam per primo devo dire che è tutto abbastanza easy. Spero di fare un pochettino di livelli anche con tutti quanti gli altri, soprattutto con quelli un po' più bassi, come ad esempio Kiba. In questo momento c'è Wartortle in squadra. Abbiamo preso lo Squirtle tempo fa ad Aranciopoli. Ma giusto per avere qualcuno anche di tipo acqua, magari ci potrebbe servire in futuro, visto che per adesso non ne abbiamo. Anche se, come vi ho detto, non voglio avere tutto il team di Ash. Ma come state vedendo lo sto cambiando spesso, infatti ogni volta faccio un sacco di modifiche qua in grafica dove c'è la squadra. Però va bene, dai. Ci sta. Ok, anche lui è andato. E anche lui è al tappeto. Zagadam, zagadam.
Ok, qua c'è un divanetto davanti alle scale. Questo gusto discutibile di mettere i divanetti davanti alle scale. Qualcuno potrebbe essere un Voltorb a caso che tipo esplode. C'è una mappa di Kanto. Sapete che in questi punti sarebbe tipo molto semplice trovare qualche easter egg relativo a magari il nuovo gioco dei Pokémon. Ah, là c'è qualcuno che conosciamo. C'è un bel po' di gente da quella parte. Ah, qua c'è la chiave. Ehi tu, come dici l'ascensore non funziona? Per forza, la chiave ce l'ho io. Ok, ci siamo. Ci siamo quasi. Manca l'ultima sfida qui per ottenere la chiave. E poi andiamo dritti da Giovanni, credo. Ma c'era qualcuno lì in stanza? Sta chiacchierando con qualcuno in maniera amabile. E ce l'hanno fatto anche intravedere. È un tizio con i capelli quasi azzurri. Tu togliti con il Grimer Grimer. Che veramente, dico io. Cosa vuoi fare contro il mio Alakazam? Ah, devo sistemare anche un pochettino la squadra perché Giovanni non era affatto male. Ha mali estremi, estremi di me di cosa? Dove stai andando? Che fai, io? Ya! Eh no! Eh no, l'hai lanciato là sopra! E ora vai a prenderla se riesci. Senza quella chiave non riuscirai mai a raggiungere il cavo, ma nemmeno tu. E adesso come faccio a prenderla? Mi devo lanciare, devo fare qualche cosa. Non riuscirai mai a... Ah, a meno che tu non sia in grado di camminare sui muri. Anche se ora che ci penso il piccoletto che ti porti a... Cos? Ah ah, ci può andare lui. E ci hanno indicato dove andare. Ok, grazie mille per il suggerimento. Se trovassi qualcosa su cui salire, forse riusciresti a arrivarci. Mostrami cosa. Prova a dare un'occhiata in giro. Ma questo tavolo è perfetto. Si prega di non far entrare i Pokémon nel condotto di irrigazione per evitare che passino sopra i muri. Ah, quindi era proprio tutto indicato apposta. Eh? Ah, sono pesanti gli scatoloni. La sedia. Prendi la sedia. Questa non è una cosa nuova, diversa. Uno, due. Opla! Ah, bene, mi sento un po' a casa. Da vecchietto che quando fa uno sforzo dice opla. Oh, benissimo. Vai, vai, valla a prendere. Recupera la chiave lanciata dalla recluta con l'aiuto del tuo compagno. Non dirmi che lo devo manovrare io. Sì! Sono io! Sono io! Ok, andiamo. Magari trovi anche qualche altro tipo di coso in giro. Oh, guardate che carino! Vai di qua! Vai di qua! Qua ci puoi andare? No, devi fare il giro? No, invece sì. Cosa devi fare? Ah, ok. Bastava premere... Ah. E vabbè, ma sei bravissimo, ovviamente, con il cappellino di Diglett, è ovvio. Che sei bravo a infilarti nei cunicoli. Salve! Cos'è stato quel rumore? In effetti l'ho sentito anch'io, non sarà un intruso? Gurgle! No, era solo la pancia di Meo che brontolava. Ti hai spaventati per niente! Va bene, dai, vieni qua. Vieni qua, torna da me. Pikachu è di nuovo con te. Perfetto, ragazzi. Perfetto, siamo stati bravissimi. Questa è una cosa molto carina, l'ho apprezzata, l'ho apprezzata. Ovviamente è una cosa diversa rispetto al passato. Allora, da questa parte c'è una recluta. E poi credo ci sia l'ascensore. No, c'è uno strumento. Vediamo. Abbiamo avuto notizie del tuo arrivo. Lo so, sono così famoso che addirittura il Team Rocket si scomoda per me. Manda in campo Golbat. Comunque sarebbe stata davvero una figata poter evadere alcune lotte tramite il vestito diverso. Sarebbe stato veramente, veramente fantastico. Ma ovviamente questo Golbat esplode tra 3, 2, 1, via. Perché c'è cioè con l'Alakazam e gli fa psicoraggio. Ciao caro, ciao caro, ciao caro. E abbiamo vinto. Ok. Nero Pulsar, questa sì che è buona.
Io direi che potrebbe andare benissimo proprio per il nostro Alakazam. Eccola lì. No, non può. Ah, pensavo potesse. Mi ricordavo. Sarebbe stato buono. Vabbè, ok. Pensavo, invece no. Si vede che è da un bel po' che non gioco competitivo, comunque che non gioco a Pokémons. Allora, lei l'avevamo già affrontata e... No, da qua si esce. Ah, quindi devo andare di qua. Mi sa che devo andare di qua. Mi sa di no. Ho questa impressione. Mi sa che devo scendere allora di qua. Infatti la musica che era cambiata ed era tornata tranquilla, non mi stava convincendo. Ok, dovrebbe essere qua. Oh, bene, perfetto. Infatti l'avevamo passato prima insieme. Meno 1, meno 3, credo sia meno 3, quello più in basso di tutti. Credo proprio di sì. E allora ci siamo, ragazzi. Mettiamo un attimo la squadra a posto. Anche se credo che con Alakazam per primo non dovremmo avere problemi. Infatti, sapete che vi dico? Per crearceli i problemi, mettiamo Pikachu per primo. E allora, ma forse così ce la possiamo anche fare a vincere queste lotte. Forse questo Wartortle possiamo togliere. Sì, possiamo togliere il Wartortle e mettiamo Charmeleon, così forse riesce ad evolversi. Anche se ne abbiamo due di fuoco, ma almeno così è un livello molto più alto. Possiamo andare. Signore e signori, pigliamoci lo strumento e andiamo da Team Rocket. Zengedeke zengen zen zen. Eccolo lì. Salve. Ehi tu, io ti conosco, sei quel moccioso del Monte Luna. Che sei venuto a fare qui? Sono venuto a salvare Cubone. Che? Anche se entrare nel Team Rocket sarebbe stata una buona motivazione. Ma arrivi tardi, carino, l'abbiamo già sbolognato al capo. Ah, sbolognato. Se credi di poter arrivare al nostro cavo ti sbagli di grosso. Ora la pagherai per averci rubato quel fossile al Monte Luna, moccioso. Io in realtà non ho rubato niente. È stato lo scienziato che mi ha detto dividiamo. E voi volevate rubarlo, brutti ceffi. Arbok, Koffing, no. L'ha fatto evolvere anche lui. Oh bene, meno male che c'ho anche Alakazam. Perché va benissimo contro entrambi. Fulmine. Io direi che, vabbè, fanno paura entrambi. Però lui potrebbe avvelenare, ma in realtà tutte e due, quindi vabbè, è inutile. Perfetto. Almeno lui fallo scoppiare via. Perfetto. Ottimo. E adesso manca solamente Metarbok. Vedete? Vedete? Charmeleon. Sguardo feroce, oh mio Dio, no, ti prego, no. Ah no, mi paralizza. Questo è brutto. Questo è brutto. Fulmine. Fulmine su di lui. Lotta. Questo, anzi, in effetti è un pochettino brutto. Perché non so se riesco a buttarlo giù con fulmine. Forse sì, no. Ahia, questo è ancora peggio. No! Psicoraggio! Bravo! Bravissimo! No, è stato veramente. Però alla fine ce l'abbiamo fatta, dai. Sperando che mi diano un attimo il tempo. Che rabbia! Ti dai tante aria solo perché i tuoi Pokémon sono un pochino più forti della norma. Piccolo impertinente, ti insegnerò io a metterti contro quelli più grandi di te. Ti prego che ti ribatte la prima della voce. Non ho abbastanza voce per poter fare la loro imitazione. Perché hai l'aria seccata? Hai bisogno di qualche coccola? Oh, e ancora perché hai questo cappellino bellissimo qua sopra. Mi sembra che tu stia benissimo con lui. Allora, facciamo così, forza. Almeno togliamo la paralisi al nostro Alak. È bruttissimo chiamarlo Alak. Però va bene. Allora, forse il primo è Persian, il primo Pokémon. Allora metteremo... No, non lui, non, cioè non volevo fare questo, volevo semplicemente
mettere per primo Charmeleon. Credo che sia Persian il primo. Sì, dai, lasciamo così. E andiamo. Lui chi è? Cyrus. Basta una sola occhiata a questa spettrosonda per capirlo. La Sylph SPA ha la tecnologia e le risorse necessarie per realizzare i desideri del Team Rocket. Un dispositivo che permette di vedere cose invisibili. È un giocattolo, è solo un giocattolo inutile. Ma fa lo stesso. Procedi pure con il tuo piano per impossessarti della Sylph SPA, Archer. Cosa ci fa qui un bambino? Hai ascoltato i nostri discorsi senza dire nulla? Il tuo comportamento non mi piace per niente. No, guarda, tranquillo, non è per cosa, ma il nostro protagonista non è di molte parole. Io sono Archer, generale del Team Rocket, e non ho alcun riguardo per i bambini. Ah, lottiamo contro di lui, non contro Giovanni? Questa cosa mi ha un attimino lasciato perplesso. Weezing! Anche tu con Weezing. Noi abbiamo Charmeleon. Beh, rischiare di switchare in Alakazam non mi va. Anche se. Vabbè, facciamo un braciere. Non è proprio il massimo braciere. Funko Pop. Aia! Come osi? No, non sprecherò un turno per fare la cosa con Pikachu che mi aumenta le statistiche perché Charmeleon è proprio messo un po' male. Piuttosto mettiamo Venusaur che dovrebbe andare tranquillamente. Oppure no. Oppure no. Facciamo così. Questo Weezing è bello. È bello tosto. Mettiamoci in assetto lotta importante. Cosa? Cosa hai tu? Hai lanciafiamme. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo per niente. E non posso assolutamente tenere lui. Lui farà di nuovo lanciafiamme. Oh, ragazzi, questa è veramente difficile adesso. Proviamo a mettere lui, anche se adesso mi farà lanciafiamme probabilmente. Questa è tosta, raga. Non me l'aspettavo. E invece no, fa fango bomba, ragazzi, ma mi predicta. Ma non ci credo. Vabbè, l'hai voluto tu, Alakazam, adesso così esplodi in mille pezzi. Ma guardate un po'. Ma veramente, mi lasci senza parole. Tiè, psicoraggio. Hai voluto fare lo splendido. E invece, meno male che abbiamo Alakazam. Ok. La prossima scelta sarà Golbat. Potrei lasciare benissimo Alakazam, ma giusto per cambiare, visto che l'abbiamo utilizzato quasi tutto l'episodio, mettiamo Pikachu, che va comunque bene. Quel Weezing mi ha un attimo sorpreso. Davvero forte. Beh, sì, è un generale, quindi deve essere forte, ma ho sottovalutato Weezing. Con quel lanciafiamme così. Ok, sgranocchio. Ed ecco Sgranocchio fatto apposta contro i tipi psico. Quindi meno male che ho switchato. Alakazam me l'avrebbe buttato giù. Quindi devo dire che pur avendo solo due Pokémon, erano davvero. Cioè, era una mini squadra ben fatta, dai. Con tutte le limitazioni di averli entrambi con tipi simili. Cioè, entrambi veleno. Ok, abbiamo sconfitto Archer. Che onta, che disonore. Ok. Però bello l'ufficio del nostro Giovanni. Giovanni, perdonami, mi sono fatto battere da un bambino. E ora dobbiamo sfidare pure Giovanni, immagino. Ah, però ci danno il tempo di curare la squadra. Grazie, grazie. Tasca rimedi. Pozione ne abbiamo solamente una. E io la darei a Venusaur. E poi utilizzerei un bel revitalizzante su Chama 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 Charmeleon. Va bene, andiamo. Giochiamocela così questa sfida, senza curarli troppo i nostri Pokémon. Andiamo così, vai.
Come al solito, voi sapete che io, Giovanni, dato che è il capo di un'organizzazione mafiosa e poi ha un nome italiano, gli do ovviamente la voce siciliana, no? Quindi, e così sei riuscito a sconfiggere Archer. Sono davvero sorpreso che tu ce l'abbia fatta ad arrivare fin qui. Il Team Rocket cattura Pokémon in ogni parte del mondo e li sfrutta per finanziare le sue attività criminose. Io sono Giovanni, il capo di questa organizzazione. Povero Cubone, è tutto. Cosa? Vuoi che ti restituisca Cubone? Non dirmi che ti sei ingiofolato nel nostro nascondiglio solo per questo. Certo che sei proprio un bambino divertente. Te la fa proprio pagare cara per la tua insolenza. Ovviamente, per chiudere al meglio il discorso di un super cattivo, c'è una minaccia. Ma iniziamo subito questa sfida. Hai solamente due Pokémon. Vediamo, il primo sarà Persian. Eccolo lì, immaginavo. Ok, vai Charmeleon. Io lo vedo male. Io lo vedo male, Charmeleon ha poca vita. Però, se riesco a fargli un turbofuoco. Ok, immaginavo facesse bruciapelo. E allora mi direte, allora perché non hai switchato? Perché ho detto tanto Charmeleon non ce la farà. E quindi era un motivo in più per switchare, ma non l'ho fatto. Ok, mettiamo Radioactive. Proviamo. Proviamo ad avvelenarlo in qualche modo. Ok, a livello 35 comunque, not bad, not bad. Doppio ago. Ed è anche più veloce di Radioactive. Fa davvero male. Questa è tosta. Avvelenalo. Bravissimo. Bravissimo. Però. Allora, per non far perdere Radioactive, potrei. In realtà non so se cambiare. Non so se cambiare. Anzi, facciamo così. Ho sbagliato. Facciamo borsa. E facciamo una super pozione. Ah, ne ho un sacco super pozioni. Potevo anche utilizzarle prima. Ho detto, vabbè, dai, utilizzo solo la pozione che mi era rimasta. Poi vediamo. Invece ne avevo comprate un po'. Lui continua a utilizzare l'acerazione che comunque fa male. È vero, è vero. E infatti, se io continuo così, è un problema. Vabbè, proviamo rafforzatore. Nel senso, se lui riesce a resistere. Esatto, vabbè, mi ha fatto pure il crit. Cioè, se lui riusciva a resistere, facevo rafforzatore e poi la super pozione il prossimo turno. Per questo ho pensato di fare così. Andiamo Pikachu. Che gli fa un fulmine e poi l'avvelenamento magari completa il tutto. E pure Pikachu è abbastanza veloce. Non so chi è più veloce tra i due, forse Persian però. Persian è davvero tanto veloce. E invece, attenzione, la nostra Pikachu completa l'opera, ottimo. Allora, vediamo chi è il prossimo. Dovrei mettere Venusaur. Rhyhorn, esatto. Quindi mettiamo Venus. Infatti per questo poco fa ero un po' indeciso se switchare o meno, perché volevo mettere Venusaur contro Rhyhorn. E però ho poca vita, lotta. Se avessi assorbimento, robe del genere, sarebbe meglio. Proviamo intanto col parassiseme. Male che vada, perda anche Venusaur. Ecco, Megacorno. Boom. Brutto colpo anche lui. Questa è davvero, 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 davvero difficile. Senza utilizzare revitalizzanti. Ovviamente, se resto con l'ultimo Pokémon, utilizzo il revitalizzante. E basta. Allora, riesco a reggerlo? No, non riesco a reggerlo. Quindi faccio psicoraggio. Proprio così, di ignoranza. Ok, megacorno. No, infatti, non riesco a reggerlo. È una brutta storia questa, eh. Perché adesso cosa potrei fare con Pikachu doppio team? Sapete però che vi dico? Che invece mi serve avere sin da adesso un qualcuno come
Sapete che contro questo Raiorn non è che abbia tantissimo. Facciamo rivi. Eh sì. Allora, o utilizzo il rivitalizzante adesso. La cosa è questa, utilizzo il rivitalizzante adesso. E quindi Pikachu va giù. Oppure provo con il doppio team di Pikachu. Per avere turni e utilizzare anche il Prassiseme. Cioè, e sfruttare il Prassiseme. Ma credo che sia meglio fare così. Ha pure gira a vita, attenzione. Cioè, proprio... Wow. Ok, lui ancora ha quel Prassiseme che... Praticamente l'unica cosa che gli ha fatto il nostro Venusaur, ma non è riuscito a fare nient'altro. Facciamo così, borsa. La situazione è molto molto critica qui. Super Potion su Venusaur. Ok. Non so se mi fa un One Hit KO con Megacorno. Poco fa... Vediamo quanto mi toglie con Megacorno. Ok. Almeno recuperiamo un po' anche col Parassiseme. Infatti era troppo. Cioè, prima aveva tolto tantissimo. Va bene. Già la situazione un po' si è sistemata. Foglie lama. Ma siamo anche più veloci. Ok, di brutto colpo ferisce, di brutto colpo perisce. E abbiamo vinto. Yes. Ho perso contro un bambino. Impossibile. Sei libero di fare ciò che vuoi con quel cupone. Cubone, vieni qui. E prendi anche questo. E scusami. Anzi, è per scusarmi di averti sottovalutato. E ci dà la spettrosonda, che per lui era un giocattolino. Vedo che alleni i tuoi Pokémon con molta passione. Ma non credo che tu sia in grado di capire ciò che voglio ottenere. Per questa volta ti lascerò andare. Non è che per questa volta l'hai presa e quindi me ne posso andare. Spero di lottare di nuovo con te. Ci rivedremo, mio caro Giovanni. Ci rivedremo sicuramente. Cubone è tornata alla Vandonia. Forse la spettrosonda può rivelare l'identità degli spettri. Quindi forse devi tornare alla Vandonia. E sicuramente se parlo con lui mi dirà di tornare alla Vandonia. Preoccupa di trovare il modo di usare la spettrosonda, infatti. Cioè, perché mi devi dire di usare la spettrosonda? Forse vogliono fare degli esperimenti? Eh? Comunque ragazzi, abbiamo quasi finito. Torniamo a livello meno 1. Ok. Per fortuna lei l'abbiamo già sconfitta. Non c'è nemmeno perché se ne sono andati tutti. E quindi ce ne possiamo andare. Perfetto, ci siamo. Allora ragazzi, mentre torno al centro Pokémon per curare i Pokémon, appunto per curare la squadra, vi ringrazio per aver visto il video fin qui. Vi do appuntamento alla prossima. Mi raccomando, non mancate. E aspettate per un attimo. Oh, non c'è bisogno di dire niente, so cosa cerchi. Sei interessato a me, a questo macchinario, non è così? Vuoi sapere più, vero? Sì, perché quello mi ricorda tantissimo quello che ho visto che serve per volare. Oh, e va bene, se proprio insisti, devi sapere che questo macchinario è un veicolo fantastico, una vera e propria invenzione rivoluzionaria. E cioè, per usarla c'è bisogno di conoscere una tecnica segreta. L'unico problema è che nonostante i miei sforzi non c'è nessuno che voglia sapere di salirci sopra. Ma nei tuoi occhi vedo un'inconfondibile scintilla di coraggio e del fegato, lo sento. Ho deciso, ti insegnerò come usare la tecnica segreta Sol Canubi. Yeah! Sì. Fantastico, strabiliante. Una scelta davvero singolare. Non mi sono mai sentito così ispirato. Forza, allora rimbocchiamoci le maniche. Una zampa qui, l'altra lì. Stringi il manubrio. Zack. Questo serve per sterzare. Questo per palloncini. Bla 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 bla. Dai, fammi volare. Fammi volare. Fammi volare. Fammi volare. Per utilizzarla, accedi al menu principale. X. Gioca con Pikachu e poi tecniche segrete. Ok. Perfetto ragazzi, nella prossima puntata proveremo a volare per andare alla Vandonia. Vabbè, probabilmente mi troverete direttamente lì. Potremmo fare così e andare nel centro Pokémon invece di qua, di la Vandonia. Così facciamo tutto e subito. Gioca con Pikachu. Ah, non ha voglia di giocare. Però le tecniche segrete le devi fare. Perché te lo dico io. Oh, bene, possiamo tornare, Nuova Zafranopoli, a Lavandania. Lavandonia. E si vola con l'uniforme del Team Rocket. Allora, nella prossima puntata potremmo andare a utilizzare la nostra spettrosonda, oppure da Erika. Quindi
vedremo un pochettino che cosa fare. Ragazzi, grazie mille per aver visto il video fin qui. Se il video è piaciuto, pollice in su, un commento, condivisione. Ci vediamo alla prossima. Ma dai, probabilmente andiamo da Erika, così sfidiamo una palestra e poi torniamo qui alla Vandania. Alla prossima, ciao ragazzi.